Eccoci dunque, destatici all'alba per tensionarsi con questa situazione estremamente italica, benché con un nome Watch of Italy, un po' troppo albionico. Ebbene, siamo giunti per considerare le eccellenze orologere italiane qui, al Museo Orsi, dove ci si aspettava di incontrare appunto degli orsi, invece troviamo delle macchine agricole che ricordano i periodi mitici dei raccolti, ed ora si stanno approssimando anche con gran rumore. Vedete, ecco un passaggio di imballaggio in vetro, spero non vetri di orologi. E appunto, si stanno preparando quelle che sono i banchi della fiera. La grande opportunità di vedere i banchi ancora da compilarsi. Ecco, questi anche troppo. Spettacolare. Questo è il contesto. Gli orologi li guarderete nei video di quel manipolo di eroi che risponde al nome di famiglia Hamilton, i quali vi faranno vedere in dettaglio gli orologi. Notevole la situazione dei banchi in approntamento. Ricordiamo appunto le macchine agricole. Qui c'è gente che butta via il vetro, appunto. Non si entrerà in ulteriori dettagli orologeri, ci pensano appunto gli amici. Questo è un excursus dei presenti. Mondia, che puntualmente ha già messo tutti gli orologi. Questo è quello nuovo, carino, molto bello. Ed eccoci quindi al luogo intimo del ritiro, le toilette. Una ripresa di Mirko, non fermatevi, una ripresa di Mirko e Pamela alla pugna, una grossa pugna, altrimenti sarebbe una piccola pugna e la cosa non sarebbe bella. Nostas, ichnos, un po' di esterofilia in questi nomi venezianico. Sì, approssima la compilazione dei banchi. Scatoloni e scatoloni di orologi, via, ce n'è per tutti. Momento frenetico. Momento frenetico, è il momento migliore della fiera. Esatto. Calamai, Bracca, grazie a Dio, nomi estremamente italiani. Siamo qui in approntamento dai mitici Fumagazzi, Solo per bravi ragazzi. solo per bravi ragazzi, e non pensate alla rima, l'accento nasale è un po' istituto luce, perché Ah, questa cosa italica. non mi sembri tanto illuminato. Sì, molto, molto. Molto. Questa cosa italica dell'orologio italico che ha la sua rivincita. Ragazzi,
venite a trovare Fumagazzi. Solo per bravi ragazzi. Solo, ah, va bene. Quindi il mio devo venderlo, ok. Cioè, sei un bravo ragazzo. C'è un'attestazione, qualcosa, che permette di dire io sono un bravo ragazzo. Sì, sì, abbiamo le FAF. Sì? Sì, finte azioni Fumagazzi. Finte azioni Fumagazzi. Però certificate. Da chi? Dalla borsa di Milano. Ah, proprio la borsa, la borsa l'ho vista, è questa qua. Esatto. Questa, le borse di Milano. Questa non è la borsa, ma è il backpack. Borsa più zaino uguale backpack. Bellissimo. Fatta come la borsa del dottore, con apertura superiore, dove puoi vedere qualsiasi cosa all'interno, che hai messo dentro, ovviamente. Vedo con piacere che anche voi di fare gli orologi non ci avete più voglia. Buon proseguimento. Ciao. Si rientra nello spirito Istituto Luce, Perseo, Squale, arriveranno, a essi arriveranno. Fathers. Come si conviene al buon padre di famiglia, ai buoni padri di famiglia, c'è la scopa per cui. Appunto. A mio avviso una delle novità più interessanti. Ancora una volta un italico richiamo alla tradizione militare. Ancora portatori di orologi. Veloce excursus terminato, cari, vi aspettiamo, venite a Tortona che ogni occasione è buona.